Approderà in commissione vigilanza della Regione Abruzzo la gara d'appalto per il servizio di ristorazione per i pazienti dei presidi ospedalieri della ASL numero 2, una gara che si attendeva da un ventennio, vinta dalla RT Dussmann Servizi Integrati, che ha offerto un ribasso d'asta del 5,82%. La ditta appaltatrice, ha spiegato il presidente della commissione di vigilanza, Mauro Febbo, così come prevedono le norme, ha assorbito il personale che già lavorava per il servizio mensa, applicando consensualmente una prima riduzione degli orari di lavoro. Ma nel mese di dicembre la stessa azienda ha inviato una raccomandata ai dipendenti comunicando unilateralmente il cambio del contratto di lavoro portato dal contratto nazionale turismo e commercio a quello delle imprese di pulizie. Ma soprattutto, ha aggiunto Febbo, assieme ai consiglieri comunali e provinciali di Forza Italia, ha effettuato una drastica riduzione delle ore di lavoro settimanali da 20 a 7 per gli operatori della mensa. Una situazione che Febbo definisce insopportabile, che secondo il centrodestra merita approfondimenti e riflessioni rispetto alle esternalizzazioni dei servizi ospedalieri. Magari qualcuno doveva vigilare e capire perché al massimo ribasso non si è andato a controllare questo ribasso. Forse un errore parte proprio da questo principio, perché credo forse che non ci rientro come costi. Se penso che i lavoratori, e parliamo di un'ottantina di lavoratori, che hanno visto prima un accordo intersindacale, che si sono autoridotti una parte, diciamo, dell'orario di lavoro, oggi obbligatoriamente addirittura l'orario viene dimezzato, anche di più. Ci sono gli aiuti cuochi che da 20 ore settimanali passano a soli 7 ore settimanali, cioè un lavoratore che prima riusciva a percepire 750 euro al mese, oggi non arriva a 200 euro, non so come si possa vivere con 200 euro. Sempre secondo il centrodestra ci sarebbe una riduzione anche della qualità dei cibi serviti. A testimoniare questo ci sarebbe la riduzione da 430 pasti giornalieri forniti a 230-250. Così si dimostra, dicono i forzisti, che i pazienti rifiutano un pasto poco gradito proveniente dall'esterno e non in linea peraltro con la dieta sanitaria. Pasti che vengono prodotti a Pescara per essere distribuiti ai presidi di Pescara, Chieti, Guardia Grele e Torre Vecchia. La cucina di Chieti infatti è stata chiusa in attesa di ristrutturazione. Anche qui, come mai da 450 pasti siamo scesi a 230 pasti? Vuol dire forse che i ricoverati non accettano quel servizio, hanno un rifiuto di quel servizio. Su questo farò ampia luce, prima con una convocazione in commissione di vigilanza, ma soprattutto andando con dei tecnici a fare i sopralluoghi giornalieri.